Siamo con Angela Margiotta, presidente di Farmaciste Insieme. È appena terminato il convegno sulla violenza di genere curato da Cosmofarma con il contributo di Farmaciste Insieme. Che cosa è emerso? Quali sono i temi? È emerso che sicuramente c'è una squadra di donne farmaciste che lavora alla violenza, a questo progetto contro la violenza di genere che è nelle 19.000 farmacie, ma quello che è emerso è che c'è una rete di farmacisti che prendono in carico questo progetto e ognuno di loro lo porta nelle proprie farmacie, cioè nelle proprie case. È emerso che la violenza è cambiata, si parlava di violenza domestica anni fa, oggi si parla di violenza economica, violenza psicologica, violenza digitale, che sono altri lati della violenza, comunque oscuri, e quindi c'è da lavorare tanto e si deve lavorare in rete, in squadra, attraverso le farmaciste insieme, attraverso le istituzioni, attraverso la politica italiana. Solo così potremo debellare questo problema che è veramente tantissimo. Ecco, Farmaciste Insieme si occupa di violenza di genere, di proteggere le donne da tanti anni. Ecco, è nata proprio con questo obiettivo. Tra l'altro anche Farmaciste Insieme ha contribuito anche allo scorso convegno sul revenge porn per il contrasto anche di quest'altro fenomeno di grande violenza, più che fisica, proprio psicologica. Assolutamente, il revenge porn adesso è una piaga. Io, quando Giorgia Butera, la presidente di Mete, mi ha parlato di questo progetto, io sono stata veramente molto interessata, ma anche felice di poterla aiutare, perché oltre a quella che può essere la violenza psicologica diventa poi una violenza reale sul luogo di lavoro, dove le donne e anche gli uomini, perché questo è un problema che riguarda le donne ma anche gli uomini, vengono spesso derisi, perché laddove vanno sui social spesso chi li vede dopo li deride. La derisione, la difficoltà di lavorare, l'8% delle donne che si licenziano è perché hanno avuto problemi di mobbing, e quindi anche questo è un passaggio sulla violenza che dobbiamo fare. Quindi importante parlare, denunciare, essere ascoltate, e comunque la farmacia c'è sempre.